Innovazione e competenze rappresentano oggigiorno direttrici strategiche sulle quali investire per accrescere lo sviluppo dei territori. È stato questo uno dei concetti chiave ribadito nel corso del convegno promosso dal Centro Europe Direct Montagna Veneta del Galpre Alpi e Dolomiti con la Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e Belluno in occasione della Festa dell'Europa 2024. Tema al centro dell'attenzione la competitività dell'industria europea, sviluppato durante il workshop dal titolo Gli investimenti esteri come leve per lo sviluppo regionale, a confronto esponenti dell'università e delle istituzioni. E gli investimenti diretti esteri sono una leva importante per lo sviluppo, nella misura in cui intanto portano attività produttiva, portano lavoro, portano relazioni anche con altre imprese. In Veneto in particolare si parla di 150.000 addetti, che tuttavia sono da raddoppiare se pensiamo anche alle relazioni indirette, ma portano soprattutto innovazione, portano valore aggiunto, crescita della produttività, quindi buone retribuzioni e buoni posti di lavoro, che è il tema importante a cui dobbiamo guardare nel, appunto, immaginare lo sviluppo di questa regione anche attraverso questi canali di collegamento con il mondo. Il nord-est del paese è una delle regioni più industrializzate e produttive d'Europa. La sfida sta nelle competenze e nella crescita del capitale umano per abbracciare la necessità delle aziende. Per quanto riguarda il Veneto, noi abbiamo 1.500 imprese a partecipazione estera sul territorio con circa 150.000 dipendenti, quindi una presenza rilevante che è cresciuta negli ultimi anni e che fa del Veneto la terza regione italiana dopo Lombardia e Piemonte e davanti all'Emilia-Romagna. C'è da dire che, guardando alla realtà nazionale, c'è una forte concentrazione delle imprese a controllo estero nella parte nel nord Italia, mentre invece nel centro e nel sud Italia la loro presenza è relativamente modesta. La presenza di player globali incentiva la crescita dei sistemi produttivi locali. Quando parliamo, quando pensiamo a processi di sviluppo locale, di sviluppo regionale, quando pensiamo alla generazione di innovazione, di nuove opportunità sul territorio regionale, dobbiamo inserirli in un processo di integrazione globale. Nonostante il cambiamento del quadro geopolitico che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina, con la situazione in Palestina, nonostante questi grandi cambiamenti dobbiamo riflettere, e proprio a maggior ragione alla luce di questi cambiamenti dobbiamo riflettere sul posizionamento internazionale dell'economia regionale come volano per lo sviluppo economico. Un dato importante fa riferimento alla composizione degli investimenti esteri in entrata, quindi un modo in cui la regione, in particolare la regione Veneto, si colloca nei flussi globali di capitale, e vediamo che la composizione di questi flussi dopo il Covid è cambiata a sfavore delle attività di ricerca e sviluppo e quelle a più alta intensità innovativa, per esempio in comparazione con altre regioni del nord Italia, come per esempio l'Emilia-Romagna o la Lombardia. Questo quindi richiama alla necessità di pensare a politiche di interventi che facilitino sì l'attrazione di investimenti diretti esteri come volano per i processi di sviluppo, ma che si focalizzino su investimenti ad alto valore aggiunto e soprattutto ad alta intensità di conoscenza e di innovazione. Imprese multinazionali e nuova imprenditorialità, questo è il binomio vincente anche per l'economia della montagna. Imprese multinazionali e nuova imprenditorialità è un tema centrale nella competitività dei territori moderni, contemporanei. Sono due categorie di imprese che sembrano essere distanti spesso, almeno nella trattazione classica dell'economia aziendale, le grandi imprese e le piccole imprese. A volte si pensa alle prime, le grandi imprese, come elemento anche di sfruttamento delle imprese più piccole. Invece le grandi imprese lavorano in congiunzione con le piccole imprese nel creare che cosa? Gli ecosistemi dell'innovazione, che è una parola oggi particolarmente ricercata per chi si occupa di competitività territoriale. Ma perché le grandi imprese multinazionali dovrebbero supportare l'imprenditorialità? Almeno per tre motivi. Il primo è legato a una dimensione di connettività globale. Le imprese multinazionali, perché appunto partecipano a catene globali del valore, portano in un territorio conoscenza, input e tecnologie che spesso poi vengono utilizzate lungo le filiere anche dalle imprese più piccole. Il secondo elemento centrale in questa conversazione è il fattore generazione di spillover, ossia
le grandi imprese multinazionali creano conoscenza produttiva, creano conoscenza critica che attraverso poi dei meccanismi di diffusione si può diffondere in un territorio, abilitando anche nuovi modelli di imprese che raccolgono spunti, informazioni, conoscenza delle grandi imprese e li riadattano a nuovi ambiti tecnologici e di mercato. Il terzo passaggio chiave è invece un modello di aperta collaborazione, cosiddetto open innovation. Le start-up e le grandi multinazionali spesso lavorano insieme nel creare nuove soluzioni di business e di tecnologia. Dall'analisi dei dati e studi di caso si è passati all'esperienza maturata dagli attori sul contesto locale, chiamati a ragionare sulla competitività dell'industria europea. Giornate come oggi sono assolutamente importanti perché consentono di confrontarci e di discutere rispetto alle strategie di sviluppo del nostro territorio, certificando quanto Confindustria Belluno Dolomiti sta facendo ormai da diversi anni nell'ambito dello sviluppo delle competenze e dell'innovazione. Ormai è certificato e assodato che proprio questi due fattori, competenze e innovazione, sono i grandi driver di sviluppo, di crescita e di attrattività di un territorio, soprattutto di un territorio non urbano come quello della provincia di Belluno. Stiamo affrontando argomenti che rappresenteranno in qualche modo la sfida per il prossimo futuro, perché naturalmente da un lato, in particolare il territorio veneto e il bellunese, hanno delle caratteristiche di altissima capacità manifatturiera e dall'altro però devono poter rimanere collegate a quello che sono le logiche di sviluppo delle economie internazionali. In questo senso l'attrazione di potenziali investimenti esteri sul nostro territorio, e penso alla nostra regione, ma penso anche alla nostra provincia, sono e saranno in particolare per un futuro assolutamente determinanti. Oltre alla formazione, che anche noi stiamo facendo come associazione Confartigianato un grande lavoro su questo, proprio per fornire la cassetta degli attrezzi agli imprenditori, dall'altra parte bisogna entrare nelle filiere. Già ci siamo nelle filiere, ma spesso come terzisti. Questa cosa va superata e quindi essere nelle filiere con un valore aggiunto per tutta la filiera. Molteplici le dimensioni sulle quali investire per accrescere l'attrattività del contesto territoriale. Cosa dobbiamo fare però per essere attrattivi? Probabilmente anche uscire da dei modelli di sviluppo ai quali eravamo abituati, vedi i distretti, e sostituendoli con degli ecosistemi produttivi e competitivi. Ecco, questa è la chiave di volta che si può aiutare a diventare attraenti e non avere paura nella competizione tra i territori. Fondamentale inoltre l'attenzione del mondo politico. La regione Veneto ha chiaro il progetto industriale sull'attrazione degli investimenti. Io ho portato in giunta il disegno di legge proprio sull'attrazione degli investimenti, che adesso avrà il suo corso in consiglio regionale, e dove abbiamo previsto tutta una serie di azioni e tra queste anche una copertura finanziaria importanti proprio per attrarre investimenti nel nostro territorio straordinario. Lì ci sono 44 milioni dedicati proprio alle aziende che vogliono investire in Veneto, 1,2 milioni per la semplificazione, perché dobbiamo aiutare queste aziende affinché sia facile venire a investire in Veneto, e poi tutta una parte dedicata alla formazione e all'occupazione, tema evidentemente oggi nevralgico per lo sviluppo di qualsiasi territorio. Un evento capace di accrescere la capacità di fare sistema. Con questa giornata dell'Europa ancora di più si salda il rapporto tra soggetti che hanno delle responsabilità verso un territorio che è un territorio importante, perché dobbiamo ricordarlo, Belluno direi è la patria dell'occhialeria, ma non solo, ma anche del freddo e anche di tante altre produzioni. Quindi queste eccellenze devono essere valorizzate e soprattutto fatte conoscere. Per definire quelle che sono le strategie di sviluppo dei territori come il nostro, quello che è bellunese, che in un futuro dovranno basarsi evidentemente sulla conoscenza, sull'innovazione, sul mettere al centro l'impresa. Queste sono attività che il GAL persegue evidentemente, come dicevo, quotidianamente, mettendo anche assieme nei momenti di approfondimento tutti quelli che sono i soggetti che a queste iniziative possono essere interessate sul territorio, sia da un punto di vista pubblico sia da un punto di vista privato. Contrastare il declino delle aree periferiche rimane l'obiettivo condiviso. L'obiettivo di questo convegno è quello di riportare un focus di attenzione su i territori che stanno perdendo competitività. Quindi
attraverso quello che è un'osservazione dell'Europa, anche delle opportunità europee, di cercare di rendere interessante il territorio per far arrivare, come dire, investimenti che provengano da altri paesi europei. È un segnale importante di convergenza di finalità sul tema cruciale del convegno, che è quello di un territorio che ragiona su se stesso, sul suo sviluppo, anche in termini di attrattività.